emendare. A questo punto io direi di aprire un minimo di dibattito per chi volesse, per ciò necessario, che qualcuno vuole dire e portare un suo contributo prima della chiusura di Alto Seggio. Volevo soltanto dire una cosa, che noi raccogliamo, io per primo raccolgo l'invito di partecipare ai lavori dell'Aula, perché l'ho fatto già quando è nato il primo documento a giugno dell'anno scorso, prima del barbecue di Capo Frasca, che poi tutto si è incancrenito e indirizzato verso una campagna di stampa. Non lo voglio ripetere fino alla noia. Io chiedo alla stampa se c'è qualcuno dell'università qui. Pluralismo significa che anche noi, come Sardegna Futuro, abbiamo necessità di raccontare anche la nostra posizione, così come io lo dico qua, ma se liberamente, ma adesso lo dico come sindacalista, io è 10 giorni che chiedo di avere uno spazietto sulla Regione Sarda per comunicazione all'opinione pubblica per quanto attiene alle cose che dicevo in premessa, la difesa del lavoro. Noi non siamo interessati ad altro. Noi siamo interessati a mantenere quelle che abbiamo, diceva bene Comandini e gli altri amici, vogliamo vedere stavolta di parole non ne servono altre, a partire dai comuni che li ringraziamo, ma a partire soprattutto da chi è chiamato. Al di là dell'analisi che è stata fatta sull'indotto che costituisce la presenza militare in Sardegna, occupazione, posti di lavoro, al di là di questo credo che sia irrinunciabile la presenza dei militari in ogni regione d'Italia, quindi compresa la Sardegna. Perciò andate avanti, mi riferisco chiaramente a chi è in prima linea in questa vicenda, e cerchiamo di ridurre alla ragione quei gruppi minoritari che da qualche decennio scrivono sulle pareti. Io ricordo i muri di Terralba negli anni 90, a foras la sosa americana, a foras a sanato, a foras a gusto, a foras a santo, e chi rimane qua? Non dico questo, non senza responsabilità è la classe politica regionale, ma non dalla parte. E non lo dico con spirito polemico, ma lo dico a ragion veduta, perché ho avuto anche l'opportunità di cimentarli a livello istituzionale, a livello comunale, provinciale, regionale, e quindi conosco, come si suol dire, i miei polli. Negli anni la classe politica regionale ha solo pensato a fare bottega elettorale, ha portato le industrie in Sardegna e non ha saputo poi difenderle e difendere i posti, se l'è fregata completamente. Qualcuno faceva riferimento alla SARS. A San Rocco ci sono molti casi tumorali, però non se ne parla, si parla dell'uranio. Qualcuno dice: cos'è l'uranio? Una bestia schifosa, dicevano i napoletani, uranio, no? E poi dico, è chiaro che è di parte questa analisi. Qualcuno, i cosiddetti movimenti autonomisti, perché da loro provengono queste osservazioni, vorrebbero... Non so, cosa vorrebbero fare la Sardegna? Anche perché fuori militari, ma la controproposta qual è? L'alternativa qual è? Come difendere quei posti di lavoro che oggi le basi danno? Ecco, questi sono i temi che la classe politica dovrebbe affrontare meglio se avesse le competenze. Non voglio entrare in polemica con nessuno. Grazie. Non ci sono altri interventi della sala? Se non ci sono, io direi a questo punto, prima di passare la parola a Don Sergio, animerà sicuramente il dibattito conclusivo, le dobbiamo tutti noi riconoscere, insieme a pochi altri, abbiamo voluto fortemente questo comitato che cominciasse a dare i propri frutti a partire da stasera, insieme a tanti altri amici abbiamo avuto numerosi incontri, oggi abbiamo fatto la prima assemblea pubblica. Noi ci crediamo, ha fatto bene Sergio a coinvolgere anche chi come me è sindacato da una quarantina d'anni, con gli altri amici di No Prestito, Cisli, Cagliari e quant'altri,
perché come diceva qualcuno in intervento, assieme insieme si arrivano i risultati. Io ho sempre ritenuto, ma non per plagiaria, perché ripeto, il lavoro l'ho messo sempre al primo punto, chi lavora ha dignità, chi non lavora non ce l'ha, e in una regione come la nostra chi lo perde è penalizzato 3 volte perché non lo trova facilmente, e se lo trova è sfruttato da mille sette. Abbiamo delle situazioni di base proprio a decimo, ci troviamo di fronte a 3 lavoratori per effetto della crisi generata, dovuto lasciare dalla barra, dentro la barra, chiuso i ristorantini che gestivano i tedeschi proprio perché le presenze diminuivano, hanno finito il NASPI previsto dal nuovo Job Act e sono senza lavoro. E mi chiamano, credetemi, tutti i giorni, mattina, pomeriggio e sera, io più di rassicurarmi che ci stiamo muovendo, stiamo cercando, stiamo facendo, e vi garantisco che sono lavoratori che conosco da molti anni e hanno voglia di lavorare, solo che non lo trovano, perché la Sardegna è povera di idee, di rilanciare tutte le potenzialità che ha. Io da 42 anni che vivo qua, è possibile solo se ci si mette insieme, è possibile, se no ci piangiamo addosso, è mai possibile che deve venire quello a comandare, a dirigere, a fare, le briciole non ci interessano più, prendiamo in mano il nostro futuro e assieme vedremo che stavolta noi attraverseremo il mondo delle parole e creiamo fatti. La parola ad Aldo Sergio per la chiusura dei lavori e grazie a tutti.